Poco tempo fa vi abbiamo parlato del NAS ASUTOR LOCKSTOR 2 AS6508T, un NAS che abbiamo paragonato ad un server grazie proprio a tutte delle caratteristiche tecniche di cui disponeva, ma che ovviamente lo possiamo acquistare ad un prezzo assai elevato. Oggi invece vogliamo metterci nei panni di un videomaker, di un fotografo o comunque sia di un professionista che abbia necessità di lavorare su file di grandi dimensioni senza dover per forza sfruttare lo spazio all'interno del proprio PC. Vi lascio la sigla e dopo parliamo di nuovo ASUTOR LOCKSTOR 2 AS6602T. Ciao ragazzi, bentornati sul canale Extreme Hardware, io sono Marco e oggi siamo in compagnia di un nuovo ASUTOR LOCKSTOR 2 AS6602T che andremo ad aprire insieme per la prima volta. Poi mi seguirete per qualche minuto mentre andremo a collegare e configurare insieme dietro switch Netgear multiswitch GS110MX gentilmente fornitoci Netgear per questo test, che ci mette a disposizione ben 10 porte LAN con una velocità di fino a 10 gigabit, di cui 2 esclusivamente per l'uplink. Il nuovo LOCKSTOR 2 AS6602T è progettato per le piccole imprese e ci arriva nella classica confezione ASUTOR, dove troviamo il maxi sticker sul frontale con la fotografia del prodotto in bella vista, alcune le caratteristiche tecniche principali riportate e altre caratteristiche di marketing o tecniche sugli altri lati. La S6602 è un NAS a due bay per hard disk da 3,5 o 2,5 pollici, con all'interno un processore Intel Celeron J4125, un processore con processo produttivo a 14 nanometri con 4 core a 20 operanti alla frequenza di 2 GHz e una frequenza di boost fino a 2,5-2,7 GHz e 4 MB di cache, il tutto con un consumo di soli 10 Watt. Questa CPU supporta fino ad un massimo di 8 GB di DDR4, nel S6602T troveremo un solo banco da 4 GB di SODIMM DDR4, quindi potremo espanderlo con un altro banco, quindi con anche abbastanza economicamente potremo espanderlo fino a 8 GB di memoria. Il LOCKSTOR 2 ha un case di colore grigio e il frontale nero che misura 163x108x230 mm. La chassis dispone, come abbiamo detto, di due panni a caricamento frontale per hard disk da 2,5 e 3,5 pollici. A differenza, ovviamente sono estraibili a caldo e sostituibili a caldo. A differenza di altri prodotti ASUTOR, in questo caso avremo bisogno di alcuni tool per poter fissare gli hard disk sulle slitte, infatti dovremo fissarle con 4 viti, quindi è tutto quanto troveremo all'interno del bundle di ASUTOR, tranne ovviamente i cacciaviti. Quindi vediamo subito cosa troviamo nel bundle che ci arriva insieme al nostro ASUTOR. Troviamo l'alimentatore, le vitine per bloccare gli hard disk da 2,5 pollici, una vite per tenere fisso il nostro NAS, abbiamo le viti per l'hard disk da 3,5 pollici, due cavi di rete con CAT5e molto probabilmente e il libricino di installazione rapida. Analizziamo un attimo il LOCKSTOR. Sulla parte anteriore abbiamo, come abbiamo detto, gli alloggiamenti per due hard disk da 3,5 e 2,5 pollici. Troviamo il pulsante di accensione, una porta USB 3.2 tipo A, un pulsante di backup, il One Touch. Abbiamo inoltre ovviamente anche tutti i LED di stato e i LED di funzionamento delle varie periferiche. Sul retro ci sono due porte LAN, due ulteriori porte USB 3.2 ed una porta HDMI 2.0. Ricordiamo infatti che il processore è in grado di supportare flussi video fino a 4K. Il pulsante di ripristino ed una ventola di 70 mm di diametro.
le due porte LAN sono due porte a 2,5 gigabit che possono essere combinate insieme utilizzando il link aggregation per poter fornire fino a 5 gigabit di connettività Ethernet, se ovviamente accoppiato ad un router o ad uno switch compatibile. Ultima chicca, ma certo non per importanza, è la presenza di due slot M2 per memoria NVMe che ci permetteranno di abilitare il data cache. Oggi noi andremo ad installare due hard disk della Western Digital da 14 TB, i modelli sono i Red Pro, ma ricordiamo ovviamente che questo NAS supporta fino a hard disk da 18 TB per uno spazio che ci permetterà di avere uno spazio complessivo fino a 36 TB se decidessimo di settare dischi in RAID 0, ovviamente perdendo tutta la potenzialità e tutta la sicurezza del RAID 1, quindi non ve lo consigliamo. Naturalmente la S6602T come supporterà anche l'installazione di un singolo disco oppure di installare RAID 1, come anche tutti gli altri svariati file system come il BTRFS, l'NTFS, l'HFS+, e non per ultimo l'EXT4. Bene, non ci rimane quindi che installare gli hard disk, installare le memorie SSD, collegarlo al nostro switch e andare al PC. Come possiamo vedere, abbiamo caricato un nuovo video, un nuovo file video, un nuovo progetto direttamente sul nostro Asustor AS6602T e stiamo lavorando con i file caricati sugli hard disk sul nostro NAS di rete senza fare un passaggio sul nostro hard disk interno del computer. E questo tutto quanto grazie alla presenza della connessione a 2,5 gigabit. Come possiamo vedere dalle impostazioni di Windows, il nostro NAS e la nostra scheda di rete sono collegate a velocità massima di 2,5 gigabit. Questo è giusto per far vedere che anche lo scroll è possibile fare uno scroll lungo la timeline senza nessun tipo di problemi. Abbiamo anche due flussi video, ne possiamo aggiungere un terzo, ne aggiungiamo un quarto, vediamo come la fluidità sia ottima. Questo quindi ci permetterà di lavorare direttamente con il nostro NAS di rete collegato al computer, quindi in questo caso noi abbiamo un computer abbastanza potente, ma avremo anche già 4 terabyte di spazio direttamente sul nostro computer, ma mettiamo caso di avere un portatile, comunque sia di una discreta potenza, fosse anche un MacBook che ci permette di lavorare benissimo su Final Cut o su Adobe Premiere, o comunque sia anche un portatile di Windows che comunque non ci mette a disposizione un quantitativo di memoria utile per poter avere tutti i nostri progetti salvati, potremo collegare il nostro computer tramite uno switch direttamente al nostro NAS e lavorare così in real time con i file video caricati direttamente sul nostro NAS. Diamo uno sguardo anche all'Asustor Data Master, che è il software, il sistema operativo che è installato all'interno del Lock Store della S6602T e anche di tutti gli altri Asustor che sono in vendita. Troviamo il nostro classico pannello ad icone molto facile, molto funzionale, in cui potremo andare a gestire tutte le varie impostazioni, backup, ripristino, andare a impostare cosa succede quando andiamo a premere il pulsante di backup one touch dal nostro pannello frontale. Possiamo fare il backup direttamente su cloud, su un altro Asustor, possiamo andare tramite il file system, il file explorer direttamente del nostro NAS, potremo andare a vedere i file che ci sono all'interno. Come abbiamo detto, supporta lo streaming fino a 4K, quindi potremo andare tranquillamente a
scrollare, a vedere i nostri video che sono caricati sul nostro Asus Store senza particolari problemi. Come ultimo test facciamo il classico nostro NAS tester per vedere come performa questo Asus Store. Ovviamente tutto quanto sarà anche legato alla velocità degli hard disk che andremo ad installare. Noi, come abbiamo detto, usiamo un Western Digital il Red Pro da 14 TB e come vediamo in scrittura riusciamo a saturare tranquillamente la banda è 2,5 gigabit, quindi siamo intorno a 271 megabyte per secondo di scrittura, e come vediamo anche in lettura siamo alla stessa cifra, 291-288. Ormai vediamo finire questo test, mancano ancora due passaggi, l'iteration 4 abbiamo fatto, finiamo con l'iteration 5 e abbiamo anche in lettura 281 megabyte per secondo. Bene ragazzi, che dire, sicuramente questo Asus Store Lock Store 2 ci costerà sicuramente un pelino di più rispetto ad altre unità 2B che troviamo disponibili sul mercato. Infatti il prezzo della AS6602T si aggira intorno a 450 euro su Amazon, vi lasciamo poi il link in descrizione se vorrete acquistarlo. Ma in cambio che cosa avremo? Avremo un NAS al cui interno avremo hardware di ultima generazione, avremo due porte LAN multi-gig da 2,5 gigabit che possono essere connesse in aggregation con fino a 5 gigabit, avremo ben tre porte USB 3.2 generazione 1, avremo due slot memoria interna SSD M.2 per poter abilitare il data caching, avremo una vastissima gamma di applicazioni per la produttività, dall'ufficio al media server, sicurezza, backup e raccolta di dati. Insomma, veramente avremo un prodotto dal costo certamente non basso, ma che ci dà veramente tanto. Ma mi raccomando, ovviamente se ti è piaciuto questo video metti un like ed iscriviti al nostro canale. Quindi, per trovare un pelo nell'uovo, se vogliamo trovare un pelo nell'uovo al nuovo Asus Store AS6602T, possiamo dire che potevano farlo toolless. Ormai quasi la maggioranza dei NAS si possono montare e installare quasi senza l'utilizzo di alcun attrezzo, mentre qua avremo bisogno di almeno un cacciavite con punta stella. Ora sì che in tutte le case, in quasi tutti gli uffici, penso che un cacciavite con punta stella lo abbiamo, però se volessimo trovare un pelo nuovo, questo è. Quindi per oggi ragazzi è veramente tutto, seguiteci sui nostri canali social, da Facebook, Twitter e Instagram, venite a seguirci anche seguite le nostre dirette su Twitch. Se volete leggere la recensione completa venite sul nostro sito www.extremehardware.com, dove potete trovare ovviamente anche, oltre alla recensione completa come già detto, anche tutte news sempre aggiornatissime e altre recensioni riguardo computer, modding, videogames e quant'altro. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!